amichevole e internazionale tra l'Italia e il Giappone. Amici appassionati di calcio, Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi invitano a rimanere in nostra compagnia per un amichevole che si preannuncia da non perdere. Spesso queste sfide non raccolgono particolari favori tra il pubblico, servono invece agli allenatori per provare nuovi schemi, fare un po' di turnover. Speriamo ne esca fuori comunque una partita gradevole. Sfida nella sfida oggi fra questi due giocatori, in pochi sanno trattare il pallone come loro. Tutti i presupposti ci sono per divertirci. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. 4-3-3 per loro oggi, con due attaccanti schierati in posizione defilata da ali. Assetto offensivo che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, specialmente negli uno contro uno. Ecco come si schierano gli ospiti. Il loro modulo 4-3-3 prevede dunque due attaccanti larghi e una punta centrale. Sarà interessante vedere in che modo i due tecnici interpreteranno un modulo identico solo sulla carta. Si parte! Spazio per il traversone. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Provano gli azzurri. Prova ad andare. Opportunità dunque dalla bandierina per gli azzurri. Jorginho! C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Attenzione perché sarà caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. Tifosi pronti a esplodere di gioia in caso di gol. Palla messa in mezzo, Sakai ha provato a piazzarla, non la scelta migliore, onestamente. Ha dosato male la potenza, Pierre, palla che si è persa sul fondo, sia pure di poco. Occhio al traversone, cross in mezzo, il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Intervento del portiere che non è riuscito a evitare il gol nonostante il tocco. Aveva intuito la conclusione, palla che si è infilata lo stesso in rete. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Era quello che si aspettavano tutti qui a bordo campo, Pier. Occhio a Quagliarella. Prova a far partire il tiro. Vedremo se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina per trovare il gol del pari. Palla verso il centro dell'area. Spinazzola! Ha sprecato questa chance su calcio d'angolo con una conclusione finita lontana dai pali. Scuote la testa, sa che avrebbe potuto fare meglio e doveva farlo. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista.
Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Italia che batte il calcio d'inizio della ripresa. Hasebe potrebbe provare il tiro. Parte il tiro! Poteva fare decisamente meglio. Ha colpito davvero male. Sostituzione in vista. Il tecnico ha deciso di mandarne in campo due in una volta sola. Evidentemente non era soddisfatto di come stava giocando la squadra. Occhio a Quagliarella. C'è spazio davanti. Prova a calciare. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Parità dunque ristabilita fra le due squadre. Vedremo adesso chi avrà più forza per rompere l'equilibrio. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Sostituzione in arrivo. Palla nuovamente in possesso. Hasebe! Attenzione, il pallone lì! E il pallone entra! Ed è gol! Ha segnato sfruttando uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso in campo. Il portiere c'era arrivato, ma non è riuscito a evitare il gol. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Bernardeschi. Chiesa! Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Palla interessante dello spazio. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E c'è il gol, cambia la storia del match. Sono di nuovo in parità. Finale di match che si preannuncia intenso. Vedremo chi ne avrà di più ora per andare a caccia della vittoria. La loro insistenza sarà dunque premiata. È arrivato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Resta poco da giocare. Questo potrebbe essere anche il risultato finale, salvo sorprese. La mette in mezzo. Ha gettato al vento una palla gol importante. Era una chance importante, ma se l'è divorata. E dopo 90 minuti le squadre sono dunque in parità.